No. Scusate, mi sono spaventata. No, ma io non posso essere vestita così. Fermi tutti. Allora, è difficile essere una ragazza, ok? È molto difficile. Hello everybody. If you... No, ecco, questa è un'altra cosa che non deve succedere. If you've been following for a while, you might remember that I used to say hello everybody. I don't anymore. But it's still nice to remember. Wow, mi piacerebbe tanto fare video in inglese, ma non credo lo farò mai. Ciao, come va? Oh, oggi è una giornata veramente, io non so fare niente. Ho già avuto svariati breakdown mentali, continuerò a toccarmi i capelli. Sono agitata, raga, in questo periodo sono agitata. Chi come me odia l'inverno, chi come me odia dover usare una ring light perché sennò non si vede niente, perché fuori è buio alle 3 del pomeriggio. Io sono stressata questa stagione, mi fa schifo, la odio. Comunque, oltre al fatto che questa stagione mi fa schifo, oggi è una giornata... E ho avuto un breakdown mentale, una crisi di personalità. Mi sono seduta alla scrivania così a pensare: oddio, ma io chi sono? Cosa voglio della vita? Cosa succederà domani? Che ne sarà di me in un futuro? E volevo girare un video, ma avete presente quando niente vi riesce? Ma proprio niente, cioè volete solo urlare? Ecco, volevo girare un video e ho la sensazione di non riuscire a girare video, di non essere capace. Quindi ora ci faremo passare questa sensazione. Faremo un grande respiro, un po' di... Voi fate meditazione? Forse dovrei fare meditazione nella vita. Allora, tra tutte le cose che ho disimparato a fare, tra cui i video su YouTube, credo anche di aver disimparato a truccarmi perché è veramente tantissimo tempo che non, ma tanti, cioè, ma tantissimo tempo che non faccio una full face, perché non ho tempo e perché non ho tempo. E oggi volevo proprio invece truccarmi. Continuerò a fare le cose che piacciono a me. Non aspettatevi delle follie fucsia o blu. perché non credo di esserne capace. Quindi, qualche beauty guru, se vuoi farmi un full face super glam utilizzando dei colori pazzeschi, io sono qua. Puoi utilizzarmi come cavia. Bene, scusate, sto tirando fuori i miei trucchi da tutti i giorni dalla pochette di Nabla. Perché devo ricordarmi che cosa possiedo. Perché vi giuro, è un po' di tempo che non mi trucco. Però devo pulire la spugnetta prima. Che dire, vabbè, iniziamo a collegarci i capelli. Diventerò improvvisamente un uovo una volta legati i miei capelli. Ma a parte questo, vabbè, voi lo sapete se mi seguite da un po'. Io sono estremamente appassionata di trucco. Cioè, mi piace tantissimo. E soprattutto amo follemente guardare le persone truccarsi. E mi rendo conto di sapere tantissime cose riguardanti al make-up. Non posso chiaramente definirmi un'esperta, ma qualcosa so. Quindi la teoria ci siamo, vediamo che cosa ci ricordiamo della pratica, cara Lea. Allora, ora sto utilizzando, questa è una roba che faccio sempre, 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 tutte le volte. Da quando ho provato l'anno scorso il Parasali Unicorn Essence, se mi trucco non riesco a non utilizzare un Farsali, cioè proprio non posso, mi sento che il trucco è incompleto senza l'utilizzo di un Farsali sotto. Ma poi cosa ho sulla fronte? Ecco, mi deve venire il ciclo, ecco perché sono così. Ora tutto si spiega. Ora direi che è il momento del fondotinta. Io amo follemente questo fondotinta, lo amo, cioè ma proprio che lo venero e l'ho quasi finito. Però, nonostante sia la boccetta piccola, mi è durato veramente molto tempo. È il Face and Body Foundation di MAC. Nella tonalità N1, cioè per tutti i giorni, per l'estate, per l'inverno, è proprio il mio go-to fondotinta. Ho poi chiaramente provato diversi fondotinta e ce ne sono tantissimi che mi piacciono molto. Ma la mia cosa preferita di questo è che sembra che io non abbia il fondotinta 1. 2, uniforma benissimo l'incarnato, lo rende anche molto luminoso e poi se ho dei problemi metto semplicemente del correttore. Poi chiaramente a volte ho delle esigenze diverse, magari a volte voglio una lunga tenuta, magari a volte voglio più coprenza, magari a volte voglio una cosa un po' più opaca, però tendenzialmente questo è il mio vibe. Io mi sono innamorata follemente di questi correttori di Benefit che sono i Boeing Cakeless Concealer. Io utilizzo il 4 e il 5, il 5 quando vado sulla zona viola e il 4 che invece è un po' più chiaro per illuminare. Comunque questa luce mi fa grigio, raga, non va bene. Vi dirò anche la verità, io questa base a volte non la setto neanche, cioè non ci metto neanche la cipria. Questo correttore si autofissa. Madonna, sta fronte c'ha bisogno di una spazzata di correttore che
Quindi per me questo correttore è veramente incredibile, perché copre come piace a me ciò che voglio io. Nel senso che, come vedete, io adesso ho utilizzato un fondotinta molto light, molto sheer, molto leggero. Però allo stesso tempo, tipo sulla fronte che ho una festa e ho bisogno di un po' di coprenza in più, vado con questo correttore e sono estremamente felice. Ma soprattutto lo adoro per il contorno occhi, perché è... cioè, è pazzesco, raga, vi giuro. Ed è ufficialmente entrato nella mia top 3 di correttori. Per le sopracciglia andrò ad utilizzare la Precisely My Brow Pencil nella colorazione 02. E tra l'altro ho anche fatto le sopracciglia da poco, quindi sono bellissime. Sto piano piano imparando sempre di più a farmi le sopracciglia. E quello che faccio io è fare una riga qua sotto. Faccio tipo una sorta di... cioè, prima una riga... come quando sei bambino e colori le cose, fai prima i contorni e poi riempi, capito? Era l'esempio adatto. Comunque dicevo prima che io mi rendo conto che essere una ragazza è veramente difficile, cioè ho anche sottovalutato il fatto che mi dovesse arrivare il ciclo. Cioè sì, nella mia testa lo sapevo, ma non mi rendevo conto di essere così mentalmente instabile, perché mi stava arrivando, cioè perché fra 3 giorni mi arriva il ciclo. Comunque sì, comincia molto prima il preciclo, molto prima. Diventiamo pazze molto prima. Però devo dire che non sempre sono pazza. Cioè ci sono dei mesi in cui non mi tocca minimamente, dei mesi in cui, tipo questo mese, che in questi ultimi 3 giorni il mondo intorno a me non gira assieme a me. Cioè io sto girando in un altro verso e lui invece continua per i fatti suoi. Ora andiamo a fissare con il 24 hour brow setter, che è il gel trasparente per le sopracciglia. Io guardo con estrema ammirazione le persone che fanno prima le sopracciglia e poi il fondotinta. Cioè io non so come fate, per me è veramente impossibile. Benissimo, facciamo delle cose sugli occhi. Io qua ho le 2 cutie palette di Nabla. Di questa, che è la Coral Cutie Palette, questo colore, raga, cioè questo colore è la follia. Io l'ho usato un botto quest'estate, ma anche ai gocci lo trovo bellissimo. Cioè sono un po' combattuta, capito come? Vabbè, facciamoci trasportare dalle positive vibes. Piano piano andando avanti vediamo che cosa ci va. Prendo un pennello da sfumatura. Ah, ma prima devo farvi vedere un'altra svolta della vita. Allora, questa è la Mini Nude Palette di Natasha Denona, che voi non so se notate quanto è stata usata. Che tra l'altro in realtà gli ombretti sono quasi intatti, ma io l'ho usata per svariati mesi, tutti i giorni quasi. Questa piccola delizia del make-up, voi la mettete nella vostra pochette dei trucchi e potete girare il globo senza avere problemi. Cioè qua dentro c'è tutto quello che vi serve, sia per andare in giro di giorno, sia per andare in giro di sera. Cioè è incredibile e io la amo. Oltre alla qualità degli ombretti, che è veramente incredibile, ma sicuramente l'avrete sentito dire anche da chi se ne intende molto di più di me di qualità ombretti, e davvero, cioè, le cialde non si consumano. Mi hanno recentemente insegnato che bisogna prima tamponare e poi sfumare, e io seguo chiaramente ciò che mi viene insegnato. Comunque fatemi sapere se vi piacerebbe vedere qualcuno su questi schermi che mi trucca e insieme impariamo tante cose nuove sul make up. Per me sarebbe molto interessante, però mi piacerebbe sapere se chiaramente potrebbe piacere e interessare anche a voi. No doubts. No doubts. Come fai a dire no da no doubts? Lasciamo perdere. E vado. Nice. Questo non l'avevo mai usato. Vado sopra il colore di prima. Wow. Do you see it? Mi piace questo tocco di shimmer poi. Ma questo colore è bellissimo. I love. Ragazzi, allora domani vado a un concerto. Il concerto dei Selton, che è un gruppo che mi ha fatto scoprire tra l'altro una di voi. Perché stavo prendendo l'autobus per raggiungere la metropolitana e questa ragazza l'ha fermata, mi ha fermato e abbiamo iniziato a chiacchierare. E abbiamo preso questo autobus per raggiungere la metro insieme. E mentre eravamo sull'autobus... no raga, no, 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 fermi tutti. Vi giuro, ho visto un'ombra. No, che brutto. Dai,
Ragiona razionalmente, per favore, Lea. Io e questa ragazza siamo andate a prendere la metro insieme. E nel frattempo, chiaramente, abbiamo chiacchierato. Lei mi ha detto: ah, io guardo i tuoi video. Ho detto: oh, grazie mille. Comunque, chiaramente, io ribadisco sempre: se mi vedete per strada, fermatemi. Perché a me fa davvero molto, molto piacere. Comunque, parlando e chiacchierando, lei mi dice: ah, sì, lo sai che il 21 novembre c'è il concerto dei Selton. E io faccio: oh mio Dio, ma chi sono i Selton? E lei mi dice: ah, questo gruppo fighissimo, dai. Se quando hai tempo ascoltali. Io dico: ma no, sentiamoli subito. Allora mettiamo una cuffietta io e una cuffietta lei e iniziamo a sentire queste canzoni. E io mi sono innamorata dei Selton, quindi domani andrò al concerto e sono veramente molto felice, perché sapete che amo molto scoprire musica nuova, ma soprattutto amo andare ai concerti. E la cosa che mi gasa di più di domani è che è un concerto piccolo, perché lo fanno i Magazzini Generali, che comunque non è un locale gigantesco. Comunque io vorrei essere Niki Tutorial nella vita, vi giuro. Lei è il mio idolo. Bene, e ora però cosa mettiamo in mezzo? Tengo le parole. Ah, tra l'altro, raga, possiamo parlare di quanto bello il nuovo album di Da Supreme? Cioè, veramente bellissimo. Comunque io ho gli occhi strani, io lo dico in tutti i video in cui mi trucco. Un tempo mi vedevo molto di più con l'ombretto, ora faccio un sacco fatica, non riesco a capire. Ci tenevo a sottolineare che il trucco, secondo me, è sempre uno, molto personale, e due, una cosa che deve essere divertente, se no, per quanto mi riguarda, perde senso. Andiamo a mettere nell'angolo interno Moonlight. Chi è che urla sconcerie sotto casa? Pieghiamo le ciglia, che è una cosa che fa sempre impressione a un sacco di ragazzi. E andiamo ad utilizzare la Cheek Leader Pink Squad per le guance. Andrò ad utilizzare la Hoola. Wow, mi piace molto questo ombretto. So ancora a truccarmi, che bello. E niente, tutto ciò per dire che queste due ultime uscite di Da Supreme e Marrakesh mi piacciono davvero moltissimo. Ci sto mega in fissa. Ma soprattutto Da Supreme lo trovo un artista molto figo, ecco. E non vedo l'ora che annunci delle date. Perché io sono gasata, caro Da Supreme. Se mi stai guardando, non credo proprio, ma se mi stai guardando, sappi che non vedo l'ora che tu faccia dei live. We're done. Mi piacciono veramente tantissimo. Shout out alla mia estetista che mi fa delle sopracciglia incredibili e alla matita di Benefit che madonna spacca. Mi piace tanto il risultato per quanto riguarda gli occhi. Temevo davvero di aver dimenticato come ci si trucca. E invece no, mi sono sempre truccata più o meno così. Spero che questo get ready con me vi sia piaciuto. Era un po' che non ci truccavamo insieme in generale, che non mi truccavo girando un video. Magari la prossima volta vi faccio vedere quello che mi faccio sempre per uscire d'inverno, sempre. Se volete vederlo fatemelo sapere nei commenti. Oggi abbiamo fatto un po' di sperimentazione, ci siamo messi alla prova se ci ricordiamo come ci si trucca o no. Più o meno ci ricordiamo, più o meno, dai. Mi sono veramente tranquillizzata comunque mentre mi truccavo. È terapeutico. Cioè, ero così agitata prima, ora invece sono zen. Comunque, grazie mille per aver guardato questo video. Noi ci vediamo la settimana prossima. Tanti baci. Ciao.